Cari amici telespettatori, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo, a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. In questa puntata navighiamo con Hurtigruten, il famoso postale norvegese che opera in Norvegia da lontano 1893 e che da qualche anno ha allargato il proprio orizzonte anche nelle crociere artiche, al Polo Nord, Polo Sud, Groenlandia, Islanda, Nord America e Canada. In questa puntata scopriamo proprio le bellezze del grande freddo. Navigate con noi! Trondheim è la capitale norvegese della tecnologia e una vivace e storica città universitaria. La città di Trondheim offre numerose attrazioni culturali grazie alla sua storia millenaria come prima capitale della Norvegia. La città è meta di pellegrinaggi e grazie alla sua università è anche il primo centro di ricerca del paese. I giovani dominano il centro storico della città di Trondheim. Lungo il corso dell'ampio ed esteso fiordo di Trondheim si trovano fertili comunità rurali. L'agricoltura, la pesca e la caccia garantiscono buone condizioni di vita. Qui regnarono i re eletti dal popolo e qui iniziarono i viaggi dei vichinghi verso l'Europa, la Groenlandia, che un tempo apparteneva alla Norvegia e persino all'America. La prima esportazione in Europa di merci americane ebbe luogo proprio con personaggi di Trondheim nel 1000 d.C. Il re Haakon nel 1217 trasferì la capitale a Bergen e Trondheim divenne così la capitale religiosa della Norvegia. Da non perdere c'è il Duomo di Nidaros, che è un cimelio nazionale, uno dei più grandi monumenti gotici del nord Europa. Qui si trovano il più grande centro di ricerca di Norvegia, il SINTEF, e l'università. La vita culturale è molto ricca. Dal punto di vista architettonico, Trondheim è una città di legno. Due fra le costruzioni di legno più grandi del nord sono la Studentheim, la casa degli studenti di Singsaker, e lo Stiftkar. Degne di nota sono anche le costruzioni del porto, lungo i fiumi Nidelv e Bribua, dove abbondano anche i salmoni. Questa è l'area portuale di Trondheim, riconoscibile per le sue casette in legno colorate, una delle quali è il Rockheim, il museo del rock norvegese. Una crociera con Hurtigruten in Norvegia è bella sia d'estate che d'inverno. D'estate è famosa per il famoso sole di mezzanotte, giorno tutto il giorno, e d'inverno è bellissima per l'aurora boreale, uno spettacolo da non perdere. Estate e inverno con Hurtigruten, la Norvegia è sempre bellissima. La crociera Hurtigruten è una indimenticabile esperienza di viaggio per chi ha intenzione di vivere un viaggio indimenticabile nei fiordi oppure in qualsiasi parte della costa norvegese. Il battello postale Hurtigruten è la scelta giusta per fare una grande vacanza. Si può visitare porti grandi e piccoli, si può ammirare la meravigliosa costa norvegese, conoscere la sua cultura ed entrare in contatto con gli abitanti del posto, per comprendere anche il ruolo che il battello postale Hurtigruten svolge nella loro vita quotidiana. Il servizio delle navi Hurtigruten è davvero unico. Mentre si naviga tranquillamente lungo gli stretti fiordi, alcuni troppo stretti per normare passaggio nelle navi da crociera, si può osservare in tutta tranquillità il paesaggio in continuo cambiamento.
Se le navi e i porti toccati dal battello postale Hurtigruten sono sempre gli stessi nel corso dell'anno, è l'avvicendarsi delle stagioni che dona al paesaggio nuove sfumature che invoglie i visitatori a ritornare anno dopo anno. Il sole di mezzanotte in estate e la notte polare in inverno sono da mozzare il fiato. Il battello postale Hurtigruten offre un panorama completo e diverso per ogni stagione, con attività a bordo della nave ed escursione a terra, per ammirare da vicino le meraviglie della Norvegia. La parola Hurtigruten in norvegese significa rotta veloce, infatti ha il record di velocità e di precisione nel trasporto di persone e di servizio postale. Noi prevediamo anche navigazioni in inverno, quindi lungo la costa norvegese, da Tromsø a Capo Nord e viceversa, dove ancora di più si assaporano questi paesaggi assolutamente nel silenzio più totale, dove le coste sono leggermente imbiancate dalle nevicate. Come novità avremo sicuramente ancora le navigazioni lungo la costa norvegese e avremo una partenza supplementare per quel che riguarda le crociere di esplorazione allo Spitsbergen, con partenza con accompagnatore in lingua italiana esclusivo. E queste sono le nostre, diciamo, peculiarità, perché a bordo delle navi Hurtigruten la lingua parlata è il norvegese con l'inglese e il tedesco, e noi abbiamo delle partenze ad hoc per il pubblico italiano con accompagnatore in lingua italiana. Bellissima la Norvegia. Ora, sempre a bordo di Hurtigruten, andiamo a scoprire le bellezze dell'Islanda. I paesaggi di Islanda sono un racconto emozionante e molto reale dei fenomeni naturali che hanno plasmato la terra: eruzioni, sorgenti geotermiche, grandi ghiacciai. In Islanda ci sono circa 30 geyser. La maggior parte di esse è concentrata in un'area del sud-ovest del paese, nella valle di Haukadalur, di cui il più famoso è quello di Geysir, che, essendo il più antico geyser storicamente conosciuto, ha dato il nome a tutti i fenomeni di questa categoria. Geysir deriva dal verbo islandese gjosa, che significa eruttare, emettere a fiotti. Altra caratteristica dell'Islanda sono le oltre 10.000 cascate, le famose Foss. L'acqua di fusione dei ghiacciai si fa largo tra le rocce, con salti anche imponenti e spettacolari. Gullfoss è la più famosa ed è un'attrazione turistica di prim'ordine, assieme a Tingvellir e ai geyser, con i quali costituisce il cosiddetto Golden Circle, il circolo d'oro, la cui fama è sicuramente molto molto meritata. Bellissima l'Islanda, continuiamo a navigare nel grande freddo con Hurtigruten e andiamo in Groenlandia. Le crociere a bordo delle navi Hurtigruten sono crociere speciali perché non si limitano a portare nelle località turistiche di una regione, ma permettono, attraverso il sistema di sbarco con gommoni attrezzati, di raggiungere punti assolutamente selvaggi ed incontaminati.
Navigando lungo la Groenlandia siamo entrati in questo fiordo lungo decine di chilometri e siamo sbarcati in questa località che si chiama Atarnikerdluk. Non c'è niente, non c'è nessun villaggio, come vedete, tanto ghiaccio, tanta natura, e abbiamo visto anche uno scheletro di un grosso cetaceo. Ad Atarnikerdluk non esiste traccia di civilizzazione, tutto è come la natura ha disegnato milioni di anni fa e si modifica lentamente secondo le sue leggi. Da qui si può osservare la tipica tundra, composta da vegetazione rada a basso fusto, capace di sopravvivere sotto il ghiaccio durante il lungo e gelido inverno. Le ripide rocce che emergono dalle acque e soprattutto lo spettacolo offerto dagli iceberg, molti dei quali si staccano dai due ghiacciai della Groenlandia del nord per poi scendere sciogliendosi lentamente verso sud. Guardate che spettacolo! Con la luce solare gli iceberg si illuminano, si accendono e risplendono l'azzurro del mare. È possibile risalire alla loro composizione acqua dolce di ghiacciaio o acqua di mare congelata dai riflessi di colore che hanno e che cambiano al variare della luce. Uno spettacolo che non lascia indifferenti gli appassionati di fotografia, che possono cercare lo scatto perfetto, magari potendolo arricchire dalla carcassa di qualche grosso cetaceo presente sulla spiaggia. Il turista è libero di passeggiare dove si aggrada, con il passo che ritiene più idoneo, in tutta sicurezza. Ad ogni sbarco con il gommone, il gruppo di guide specializzate effettua una ricognizione preliminare, valutando le condizioni meteo e l'eventuale presenza di fauna pericolosa in loco, continuando a vigilare a debita distanza eventuali pericoli in avvicinamento. Giver, da oltre 70 anni in viaggio con voi. sportoutdoorviaggi.it. L'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. La prossima estate, Sicilia o Sardegna? Con GNV porti la macchina, la bici, i gonfiabili, la suocera e anche lui in cabina con te. Prova a farlo in aereo. Prenota subito su gnv.it. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Mondo Crociera. Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. Puntata questa, come avete visto, tutta dedicata al nord del nostro pianeta. Abbiamo visitato la Norvegia, l'Islanda e la Groenlandia a bordo di Hurtigruten, il famoso postale norvegese, il servizio che collega Bergen a Kirkenes tutti i giorni dell'anno dal 1893. Da ben 125 anni Hurtigruten in Italia è operato da Giver Viaggi e Crociere, tour operator di Genova, tour leader nel mondo del turismo da lontano 1949. Insomma, avete visto questa bellissima puntata, grazie a Saul Carassale e a Sara Bonatti per le riprese e montaggio di questa puntata. Noi ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza, per vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive consultate il sito sportor.tv e mi raccomando, navigate sempre con noi.